Per raggiungere i livelli di Cristiano Ronaldo, oltre ad una bella dose di talento, c'è bisogno di tanta, tanta disciplina che il nuovo acquisto della Juve ha in larga abbondanza. Pochi giorni fa è stato stimato, infatti, che nonostante abbia 34 anni, le sue prestazioni e il fisico perfetto che forgia con sessioni di allenamento mirato corrisponderebbero ad un ragazzo di 10 anni più giovane. Merito anche del regime alimentare che segue e che cerca di non sgarrare mai, neanche in occasioni speciali come la prima cena da giocatore della Juventus. Mentre la Francia batteva la Croazia domenica 15 luglio, CR7 sbarcava a Torino accompagnato dalla fidanzata Giorgina, i figli, la madre e l'agente, scortato dagli uomini della vecchia signora, il pallone d'oro si è concesso una cena con la dirigenza prima del grande evento, il Ronaldo Day, che si è consumata presso il Royal Park, i Roveri. Secondo quanto riportato da Sky, la prima cena di Cristiano Ronaldo al cospetto dei vertici bianconeri è stata in linea con la sua cena abituale, che prevede una quantità estremamente importante di proteine. Ebbene, il menù proposto durante la serata ha rispettato in pieno le sue richieste: vitello tonnato, caprese e insalata di mare, oltre ad un piatto di pasta al pomodoro semplice e pollo. Chissà se ora che è in Italia si lascerà corrompere dalle prelibatezze del nostro paese, forse metterà su qualche etto, ma ne sarà certamente valsa la pena.